Secondo me sì. Comunque, roba di quando si era giovane, insomma. Quindi c'hanno poco da rosicare sti stronzi, cioè. Vi sta sul cazzo il Gonz, perché è arrivato 6 anni fa a parlare di horror e voi invece parlate di horror da 30, 20, 10, da quanto cazzo è? A me non me ne frega un cazzo, cioè non esiste una timeline del quando posso entrare a parlare di horror. Cioè, se uno ha un copriletto di questo tipo, può parlare di horror quando vuole, perché questo è lascia passare per l'horror, è talmente brutto che permette a chiunque di parlare di horror. Voi ve lo prendete, potete comprarlo in qualsiasi negozio horror di copriletti. Voi ve lo comprate e da quel giorno in poi è il vostro lascia passare per parlare di horror. Non so se me lo sono spiegato. Io voglio un'altra canzone, vedi? No, de devo sistemare sta faccenda della musica. Vedrete che farò una cosa. Se vuoi ci sono per il trailer. Dai, allora ragazzi, guardiamo velocemente il trailer insieme. Poi stasera faccio uscire l'articolo, e tra poco lo pubblico, con le informazioni riguardo al nuovo film di Alberto Bogo. Se vi ricordate, Alberto Bogo è anche venuto al raduno di Non Aprite Questo Blog. È un amico, un ragazzo simpatico, ragazzo insomma, vecchio come me, un po' più giovane di me, mi sa. Comunque, è un regista che ha un grande senso dell'umorismo. I suoi film sono entrambi dei film horror comici. Io con Terror Take Away mi sono sbellicato dalle risate. In questo nuovo film, Calendar Killer, c'è da ridere anche lì, secondo me, si percepisce. Intanto metto in pausa la musica, passo alla modalità. È ancora qua, è rimasto così. Cazzo di Buddha, ragazzi, che nervoso, raga. Tiki 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 tiki. Scusate, sistemo. Che palle ste cose. Sono proprio da Gonz ste cose. Allora, tiri 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 da. Dov'è che è? Media trailer. Vediamo se andiamo a beccare dov'è il media trailer. Calendar Killer, pronti, partenza. Perdonate. Beh, queste riprese sono bellissime. Ciao a Chiaramente tutti, sono cari fatte col amici. drone. In questo calendario ce n'è per tutti i gusti. Un calendario con altre donne famose. Perché no? Qualche volta anche i soldati portano le giarrettiere. Mostrare il mio corpo per beneficenza. Beh, conoscete C'è un un po' motivo di migliore per farlo? gnagna. Sono così contenta di far parte delle Fantastiche 12. Una guru del sesso libero in questo calendario ci vuole. Ma certo che c'è di mezzo la vanità, ma almeno non è vana. Molto, mi piacciono le grafiche, mi piace come è montato il trailer. E qua vabbè, qua c'è una ragazzinona, ragazzi, che si può dire di no a questo film. Allora, sa molto di. Allora, raga, io non sentivo l'audio, per cui mi sono perso anche un po' il mood della cosa. Devo sistemare anche questa faccenda qua dell'audio. È ambientato a Milano, sì, almeno il trailer è ambientato a Milano. Non so se parte del film è ambientato a Milano o. Grande Dante! Non so se parte del film è ambientato a Milano o solo alcune parti del film. Comunque, questo trailer chiaramente mostra Milano, città metropolitana, molto grande, molto. Una delle città italiane un po' più. Insomma, in stile. Non so che cazzo dirla. Comunque, non perché non voglio essere neanche offensivo nei confronti degli altri posti, no? Insomma, si sa, Milano è la Gran Milano.
Comunque, mi ricordo un po' le riprese che ci sono nel Talento del Calabrone. Il Talento del Calabrone era quel film lì che sinceramente non mi è piaciuto molto, con il Castellitto. Non mi è piaciuto molto, ma il regista, secondo me è un buon regista, però c'erano delle cose che non funzionavano, principalmente nella recitazione, che era, secondo me, veramente, facile da criticare in quel caso. Anzi, invece, nei prodotti più indipendenti si trovano situazioni molto meno, insomma, persone un po' più capaci e non è che sono messe lì a caso, ecco. Invece, purtroppo, in certe produzioni non ci sono, ecco, questi ragionamenti. È ambientato a Milano alla grande e si vede già lo stile di Bogo, l'ironia, il tipo di montaggio. Allora, c'è da dire che qua Bogo si è portato, diciamo, come collaboratore, come collaboratore, Brace Beltempo, penso si dica Brace Beltempo, che è un direttore della fotografia, regista, che è molto bravo tecnicamente. Io non, adesso non ricordo bene che cosa ha fatto, però ho visto delle robe, cioè tecnicamente molto bravo. Quindi quando uno è bravo e si porta. Carpenter House, ecco, esatto, l'ho anche recensito, vedi quanto sono rimbambito. Il film sboccato e divertente da Home Movies, Carpenter House. Comunque, insomma, però Carpenter House è molto splatter, sporco, rudimentale. Poi ci sono, mi sembra, delle inquadrature, delle scene che richiamano molto il cinema del Non aprite quella porta, la classica inquadratura, mi sembra, un po' dal basso della chiappa della donna che cammina, cioè queste classiche inquadrature da Non aprite quella porta, alla fine, The Texas Chainsaw Massacre. Quindi quest'unione di persone capaci porta un po' più di qualità, quindi forse può darsi che questo Calendar Killer faccia un salto di qualità, cioè è probabile che faccia un salto di qualità anche in termini di fotografia. Perché poi, diciamolo, io ne ho parlato tanto bene di Terror Takeaway, però qualche difetto c'è, in alcune parti, non in tutte. Alcune hanno anche una bella fotografia, però secondo me la fotografia forse era una delle cose, che in alcuni punti era un po' più, con più, insomma, aveva bisogno di essere fatta un po' meglio. Mentre invece Terror Takeaway ha degli attori molto bravi, molto divertenti, molto adatti alla parte, e spero che anche questo film, Calendar Killer, sia un po' così. Mi sembra proprio che, insomma, ci siano dei bei personaggioni, quindi. Poi vabbè, Bogo fa ridere, ragazzi, io lo dico, cioè, non so se farà ridere ancora, ma per me fa ridere, cioè sa scrivere dei dialoghi, delle battute estremamente fighe, e anche l'intera storia è molto simpatica. Cioè, Terror Takeaway è proprio, se ci pensi, l'idea di base è una cazzata galattica. Cioè, dici, ma che è sta stronzata? Ma è scritta bene. Cioè, è fatta in modo che ti sembra quasi credibile tutta sta faccenda. E quindi, ed è tutta, insomma, si incastra bene, il finale è un delirio. Quindi Calendar Killer, vedremo, dai. Poi Bogo ha un altro progetto in ballo. Poi vabbè, se volete leggere di più, più tardi pubblicherò un articolo su questo blog. Se volete leggere di più, sappiate che ha un altro progetto che è un po' in stato meno avanzato di Calendar Killer, che riguarda il lockdown, cioè il suo modo di rappresentare e esprimere questo periodo di lockdown che tutti abbiamo vissuto. Lui ci ha fatto un film ed è giusto così, perché usciranno tanti film sul lockdown, il Covid, sulle pandemie, sulle mascherine, la perdita delle relazioni sociali, cioè uscirà tanta di questa roba, e questa è la dimostrazione. Noi non dobbiamo fare, oh, ma che palle, adesso tutti i film così. No, è normale.
Noi dobbiamo essere felici, perché questo significa che questo è solo la dimostrazione che il mondo è, che il mondo dell'arte, il mondo del cinema è un mondo che esprime proprio quelli che sono i sentimenti, le emozioni del genere umano. Quindi viviamo una grande pandemia che ha colpito in svariati modi l'intero pianeta, e tutti sentiamo il bisogno di, in qualche maniera, di parlarne e di esorcizzare o di approfondire le tematiche in modo serio o non serio. Io provo grande rispetto per la comicità anche quella black comedy, non so come dire, quella cattiva, quella, non so se si dice black comedy o come si dice, la comicità quella scorretta, quella un po' che ama colpire come un pugno in faccia, no? Io rispetto tutti, perché sono tutte forme di nostre forme per esorcizzare la paura e tante altre emozioni che un po' ci disturbano quando viviamo con gli altri, no? Quindi giusto che Bogo abbia fatto un film sul lockdown, non vedo l'ora di vedere anche quello, anche se probabilmente quello è, insomma, è più spostato in là, però cazzo, che gran coraggio, insomma, buttarsi su due progetti contemporaneamente significa proprio non voler perdere tempo, insomma, uno dietro l'altro. Tra l'altro mi sembra che sì, Terror Take Away sta uscendo negli Stati Uniti in un video, non vi so dire adesso a memoria perché etichetta, addirittura doppiato in inglese, quindi con un altro titolo, chiaramente. Nell'articolo è scritto tutto. Comunque è molto apprezzato, cioè i prodotti italiani sono molto apprezzati all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, così, cioè, questo c'è amore per ciò che è italiano o comunque europeo. C'è una categoria di persone, di fan dell'horror, del cinema di genere, che aspetta che escano prodotti italiani. La Troma non a caso ha preso dei film italiani come Dolcezza Estrema, come Extreme Jukebox, sempre di Bogo, e li ha distribuiti. Poi è pieno di belle ragazze, infatti. Arriverà Man in the Dark 2 ad agosto. Man in the Dark. Ah, Man in the Dark è molto carino quel film lì, tra l'altro il regista non è per niente male. È un ottimo regista. Man in the Dark è quello del cieco, che i tizi vanno dentro casa perché gli devono fregare qualcosa, non mi ricordo che cosa, se qualcosa in particolare o semplicemente i soldi. Lui è una specie di reduce del Vietnam, insomma, uno tostissimo che, seppur cieco, è un po' una versione di Furia cieca con Rutger Hauer, però in versione horror thriller. E gli fa un culo come un paiolo a questi poveracci. Vabbè, poi non vi dico come va avanti perché sarebbe spoiler. Comunque, niente, Calendar Killer, oh, raga. Cioè, guardatevelo. Tanto scusate, mi mando un messaggio. Niente, io continuo a battere il ferro finché è caldo, live a manetta, certo bisogna sempre trovare gli argomenti, ma farò l'abitudine, insomma. Oggi c'era questo, ma ce ne sono tanti di argomenti, come per esempio le live, come dicevo prima che ho fatto una live, l'ho dovuta interrompere, ero qua con Thomas e Sara. Farò una live fantastica domenica, non so se si era capito, perché ho fatto uno spam bam proprio che è un pugno in faccia con il grande Alessio di Ore di Orrore e con ospiti Alessandro Bonetti di Midnight Factory, responsabile edizioni di Midnight Factory, e Mattias Mazzetti, ormai NAQBista conclamato e vaccinato, che ci farà nuovamente compagnia. Saremo ospiti nel canale di Twitch di Ore di Orrore, quindi io vi invito non iscrivervi adesso al canale Twitch di Ore di Orrore, ma iscrivervi la sera della live, cioè iscrivervi, inteso seguire, in modo da far vedere anche che appunto venite anche dal mio canale. Anzi, se vi iscrivete poi vi saluteremo
E quindi sarà anche meglio se vi iscrivete il giorno della live. Puoi essere vaccinato in NHB anche tu sicuramente. Il vaccino però è meglio se tu, che tu non sappia di cosa è composto, perché sennò non vorresti più fare il vaccino. Così posso fare i raduni in sicurezza, esatto. E altro scoppone, sempre per chi appunto, nonostante tutto, faccio partire una live e mi viene qua a far compagnia, a sentire che cazzo c'ho da dire, quindi vi faccio questo, diciamo, questa rivelazione solo per voi, che ho già fatto Thomas prima. La live che ci sarà dopo quella di Midnight Factory sarà una live speciale anche quella, perché sarà una live in compagnia di ESA H, a.k.a. il presidente El Prez, noto rapper che ha fatto la storia del rap italiano insieme a suo fratello Tormento, insieme agli OTR e insomma, tutte le altre realtà che in quel periodo un po' collaboravano e un po' anche si facevano la guerra, no? Io non sono proprio un grande esperto di rap, lo ascolto da poco. E anche, diciamo, la musica di ESA la conosco perché ESA comunque è stato in cima alle classifiche anche con i suoi pezzi, e quindi chi cazzo può non conoscerlo? Certo, una capra ignorante, però nel senso che comunque se uno dice io ascolto il rap, che può essere anche quello di oggi, però devi informarti su quello che è il rap del passato, perché anche solo ascoltarlo per un po', non che ti ci devi buttare a capofitto, perché comunque è giusto far così quando si sostiene di amare un genere musicale. Io quando ho iniziato ad ascoltare musica punk hardcore sono andato a ritroso, cioè ho iniziato ascoltando i Clash, che ne so, vabbè, c'ho i vuoti di memoria, i Joy Division, i Cure, insomma tutta la musica un po' così di quell'epoca, poi fino alle robe anche più Misfits, eccetera eccetera. Quindi uno deve andare a ritroso, non è che può ascoltare l'ultima cosa che gli viene proposta, sennò è un povero decerebrato. La stessa cosa appunto se ascoltate rap, andate indietro a recuperare le cose che sono state fatte, perché alcune spaccano il culo, come appunto spaccano il culo anche le cose di oggi, però senza quelle del passato, quelle di oggi non ci sarebbero o non sarebbero così. Quindi live con ESA, però sarà una live, uno per parlare insieme a lui di horror, non che lui sia un esperto di horror, però siccome io ho un canale horror, allora io lo costringerò intanto a dirmi quelli che sono i suoi gusti. Perché anche lui li guarda gli horror e li conosce, chiaramente non so qual è il suo livello di conoscenza, ma qualsiasi livello è dignitoso e rispettato, perché nessuno è obbligato a sapere tutto di tutto. Come ovvio che sia, di musica ESA ne saprà a palate, e io no, quindi parleremo di quello che è per lui l'horror, quali sono i suoi gusti preferiti, penso che sia anche una cosa curiosa per chi lo conosce come rapper, cantante, musicista, artista. Parleremo, anche vediamo un po' di musica rap horror, e lì magari sarà lui a aiutarmi a dirmi quali sono i. Però non penso che li ascolteremo, perché poi ci sono i problemi del copyright. E poi parleremo di un altro evento in cui lui è coinvolto, quindi è nata anche un po' anche insieme a questa cosa qua. Un evento in cui è coinvolto che ha a che fare col rap e col cinema, e quindi sarà anche un modo per parlare anche di questo, è una cosa figa secondo me. Quindi dopo la live con Midnight Factory organizzerò una live con ESA. Incastrare i nostri orari non sarà facile, per cui probabilmente stabiliremo un giorno e di lì a pochi giorni faremo la live, quindi non ci sarà una settimana di anticipo per sapere quando è. Magari ci saranno 2 o 3 giorni al massimo per fare un post dove posso dire guarda, sono con ESA, faccio sta roba. Tra l'altro, per farla penso che utilizzerò la GoPro che mi ha regalato mia moglie, che per il compleanno che faccio venerdì. Venerdì faccio il compleanno, quindi se volete farmi gli auguri, venite pure, fatemi gli auguri anche su tutti i social, anche su NQB, dove cazzo vi pare.
Faccio 45 anni, ragazzi. Ogni tanto faccio finta che la cosa non mi importi molto, ma in realtà mi importa. E no, più che altro perché io mi vedo così bello, così giovane, invece non sono giovane. E che io mi vedo male, devo avere anche la cataratta forse, allora mi vedo giovane, sfocato, non lo so. Comunque, che cazzo volevo dire? Live con ESA e poi sono entrato nell'idea, nell'ottica, insomma, di fare tante altre live, magari in modo anche più serrato, quindi almeno un ospite a settimana, che però sono ospiti, ragazzi, sono persone vere, cioè ospiti veri, come diceva quello del Grande Fratello, non so di che edizione, very, very, persone very. Cioè, nel senso, un ospite per essere very deve essere qualcuno che ha qualcosa da dire, ok? Con tutto il bene che si può volere agli altri influencer, agli altri creator e compagnia bella. A me tutta sta pantomima del invitiamoci qua, invitiamoci là, perché così almeno tu t'accatti i miei follower e io m'accatto i tuoi follower, eccetera. A me sta cosa non piace. Preferisco avere i miei 4 follower di merda, e ringraziatemi pure che vi ho dato delle merde, però portare qua, e vi porterò qua, ve lo dico già, così magari qualcuno mi ruberà pure l'idea, ma perché non è la prima volta, continuano a rubarmi le idee, però me ne frego, perché ne ho talmente tante che... cioè, proprio... cioè, ho proprio mi vengono proprio idee dappertutto, mi escono proprio come la flatulenza. E quindi porterò persone nell'ambito del cinema, non vi dico altro, così non do troppe idee, ecco. Ambito del cinema, e parleremo del cinema dentro, così lo cazzo lo, la gente lo impara sto cazzo di cinema. Ma perché? Per capire i film ci sono vari aspetti. Uno sicuramente è anche la cultura personale, il proprio background, la propria, soprattutto la propria apertura mentale. L'altra cosa importante è capire come cazzo si fanno i film, quanta fatica c'è dietro, quali sono gli inconvenienti, quali sono le difficoltà, eccetera, eccetera. Quindi parlando con i tecnici, magari persone addentro al cinema, secondo me è figo. Soprattutto anche per chi vuole provare un po' a fare un piccolo cortometraggio, un piccolo film pornografico, uno snuff movie, un video di spionaggio industriale. Quanto sono bravo a dire cazzate proprio. Io sono il re delle cazzate, anche perché sono cresciuto insieme ad amici che dicono una marea di cazzate quanto le, cioè, stupide quanto le mie, quindi è sempre stata una grande battaglia a chi dice la cazzata più grossa. E ho tantissime altre cose che stanno succedendo per via del canale, del mio lavoro, perché a quanto pare sono considerato bene e mi sono state chieste delle cose. Sono felice che mi sia stato. Io sono sempre molto onorato, quindi non è. Sono tornati. Adesso poi chiudiamo. Anche perché è ora di cena. Immagino che qualcuno di voi abbia già il boccone in bocca. Però non ve le posso dire queste piccole cose che mi sono state chieste, particolari, che riguardano sempre chiaramente, non apri questo blog, l'horror e il cinema. Però ho veramente tanta voglia di dirle. Ecco, chi le sa già, mi spiace dirvelo, è sempre il nostro carissimo Patreon, che ora non c'è, che lui sa tutto, perché è la regola che ho deciso di stabilire, che il Patreon sa tutto. Quindi lui sa tutte quelle che sono gli acquisti, eccetera, eccetera. Ecco, un'altra novità, e poi magari vi saluto, è... l'avevo un po' accennato, è che i prossimi video aggiornamento della collezione saranno in live. Io spero che la cosa vi possa piacere. Secondo me è molto più bello, perché ci sono dei fattori incredibili che accorciano la difficoltà di fare qualsiasi cosa. Uno è che io posso prendere i film, mi metto qua una pigna. Adesso io qua c'ho Terror Takeaway, no? Ve lo faccio rivedere. Io mi metto qua una bella pigna. Volendo sì, mi posso preparare anche degli appunti se ho delle cose da dire. Mi metto qua una pigna, ve li apro,
non mi cadono più come le altre volte. Ve li faccio vedere e mi metto qua tranquillo, vedete, stiamo qua, leggo, voi mi potete correggere se sbaglio, mi potete fare delle domande su ogni singola edizione. Cosa succede? Che io non devo più editare il video, nel senso che alla peggio devo scaricarlo da Twitch, tagliare l'inizio, la fine, se ci sono, caricarlo su YouTube e fregarmene, perché io adesso di YouTube me ne frego. Carico i video perché ci sono tanti iscritti là e forse qualcuno ancora va a vedere i video, però appunto farò sapere che sono qua con tutti questi video che farò. Quindi da ora in poi mi dispiace per chi è affezionato. Ecco, se siete affezionati alle piattaforme, sappiate che è una cosa che mi mortifica molto, perché allora vuol dire che non siete affezionati a me come, non a me come persona, a me come progetto, cioè per come faccio le cose, per come parlo di cinema, ma siete affezionati alla piattaforma, quindi allora andate a seguire un altro, insomma. Quindi se siete affezionati a come io faccio le cose, venite qua e non cagate mo cazzo. Scusate il mio finto napoletano che non è molto buono. Quindi poi qui posso far vedere le robe e ho il computer davanti dove posso, alla peggio, se sto parlando con voi, guardare su IMDb un dato, una cosa, e possiamo chiarire tutti quelli che sono i dubbi. Io nel mentre, non preoccuparti se non scrivo sempre, perché mentre ti sto ascoltando cerco le novità da mettere qui in anteprima. Comunque, interrompi le ricerche perché adesso sono le 8:05 ed è arrivato il momento che io torni alla mia vita quotidiana con la mia famiglia. Ho trovato future uscite del cinema tra le... di tre case, se vuoi te le inoltro in anteprima per te. No, allora ti chiedo, Dante, per cortesia, di inoltrarle sul gruppo, che mi fa tantissimo piacere, il gruppo Telegram, e se vuoi anche il gruppo Facebook, mi fa piacere che dai un contributo di cui possono beneficiare tutti, come fa per esempio anche Davide Perin, che mi passa tante delle offerte che io vi pubblico sul gruppo Telegram, offerte di film, me le passa Davide o anche altri di voi. Quindi non sembra, perché mi sono magari anche dimenticato di citarlo, però molte cose sono create dal gruppo, dalla community, quindi cercherò anch'io di farlo capire meglio. Niente ragazzi, farò più live possibili fino a domenica, e poi domenica venite di là nel canale di Ore di Orrore e mettete il segui. Se volete che la notifica compaia durante la live, dovete farlo durante la live. Poi chiaramente potete rimanere follower di Ore di Orrore, che fa tantissime live, se vi piace, insomma, seguirlo, insomma.